Da quanto tempo che non ci vedevamo su questa piattaforma? Come state? Io mi auguro tutto meravigliosamente. Lo so, ogni volta dico tornerò a pubblicare, però effettivamente YouTube è la piattaforma sulla quale è più difficile essere frequenti nella gestione dei contenuti. Però se non mi seguite su Instagram, mannaggia voi, rimediate immediatamente perché sono lì e pubblico veramente con tanta tanta frequenza, contenuti utili, schede di allenamento e quant'altro, quindi mi raccomando. Oggi parliamo di una di quelle tematiche sicuramente più frequenti, comuni o che comunque con una certa ciclicità tornano e ritornano e ritornano. Tutti noi conosciamo o dovremmo conoscere il concetto di progressive overload, cioè quel fare un pochettino di più a ogni sessione per migliorare, però logicamente non si parla, e questo molti non riescono a metterselo in mente, soltanto di aumentare le resistenze gestite, aumentare i dischi sul bilanciere, prendere i manubri sempre più pesanti, perché se così fosse saremmo tutti quanti campioni mondiali, universali di powerlifting con dei record anche di curl concentrato di almeno 200 kg di manubrio. Non è così. Ci sono esercizi che si prestano molto molto bene alla progressione di carico, altri invece no. Partire oggi facendo delle alzate laterali con 4 kg non significherà, ci si augura, anche se molto spesso è così, arrivare tra un anno, tra 2 anni a farle con 30 kg, tanto ormai basta cercare, si vede di tutto. Quali dinamiche di questo progressive overload preferire per determinate tipologie di esercizi, qual è lo schema che si dovrebbe seguire in generale? Io innanzitutto distingo gli esercizi in 3 macro categorie, quindi abbiamo i movimenti di base, quindi tutti quei movimenti in cui la catena motoria è vincolata, è presente un bilanciere, quelle che generalmente vengono chiamate catene cinetiche chiuse, non è proprio corretto, però per capirci, quindi una distensione con bilanciere su panca piana, un deadlift e così via, movimenti secondari che sono sempre, sempre pluriarticolari, quindi ci sono sempre più articolazioni coinvolte, ma i movimenti secondari hanno altre finalità, quindi un input più specifico. Ad esempio, se la panca piana con il bilanciere è un movimento di base, definito di base in questa classificazione, le distensioni con manubri saranno un movimento secondario, in quanto l'obiettivo è sicuramente più che sulla catena, sul pettorale. E poi abbiamo gli esercizi cosiddetti di isolamento, quindi prendiamo come riferimento la panca piana con il bilanciere, base. Panca piana con manubri, secondario, aperture, esercizio di isolamento. Quindi abbiamo generalmente una articolazione attiva, nel caso delle aperture, quella della spalla, anche se ce ne sono tante altre coinvolte, però non attivamente, stanno lì a stabilizzare, e l'enfasi di questi movimenti è sicuramente molto specifica, ancor di più rispetto ai movimenti secondari, perché abbiamo un'articolazione attiva, abbiamo un muscolo che è proprio il target prioritario. Sicuramente le spinte con manubri isolano il petto più delle distensioni con il bilanciere, che non si dovrebbero fare con quell'ottica, però le aperture lo fanno ancora di più. Sui movimenti di base, sui movimenti che mettono in moto diversi muscoli, diverse masse muscolari, catene motorie, sicuramente avremo un'enfasi su progressione di carico, progressione a livello tecnico, ancor prima che progressioni sul volume. Al contrario, sui movimenti secondari avremo sì una certa enfasi, come sempre dovrebbe essere, sulle progressioni di carico, ma avremo anche un occhio di riguardo per le progressioni di volume. Riuscire a strappare quella ripetizione in più, passare da 2 serie a 3 serie. E lo stesso discorso viene fatto per quelli di isolamento, in cui la resistenza gestita viene messa in secondo piano, per quanto importante, però immaginate le cosiddette alzate laterali effettuate in maniera un pelino troppo energica. Lì lo stimolo si va a dissipare tra inerzia, tra dondolie, compensazioni, e quindi il carico specifico, cioè di quei chili, quanti vanno sul deltoide? Molto pochi, molto pochi. Quindi
ancor prima della resistenza utilizzata li conta il volume globale, la possibilità di accumulare lavoro, la densità di stimolo. Se su un esercizio mi è proibita una progressione nel carico importante, che faccio? Vado ad accorciare i recuperi, vado a garantire uno stimolo metabolico più marcato. Più i recuperi sono brevi, più vado ad accumulare metaboliti, più tengo sotto stress il muscolo. Ora, volendo riassumere tutto questo discorso in soldoni, una strategia valida potrebbe essere questa. Immaginiamo un esercizio. Distensioni suppiana con manubri. 3 serie da 6-8 ripetizioni. Ok, io faccio le mie 3 serie con 30 kg e riesco a chiudere 8 colpi alla prima, 8 colpi alla seconda, 8 colpi alla terza. Perfetto. Ricordate il range di lavoro, 6-8 ripetizioni. Nel momento in cui riesco a chiudere 8, passo ai 32 kg. Stabilizzandomi sulle 6-6-6. A quel punto il passo successivo quale sarà? Dopo una progressione sulla resistenza utilizzata, farò una progressione sul volume di nuovo. Quindi con i 32 kg proverò a fare un 8-8-8. A quel punto passerò a 34, mi stabilizzerò, migliorerò la tecnica, migliorerò la cadenza facendo 6 ripetizioni e poi una volta recuperate le 8-8-8 passerò ai 36. Detta così sembra una cosa semplicissima, facilissima. Nel concreto sono anni di lavoro. Quindi progressione di volume in primis, massimo numero di ripetizioni. Progressione di carico a parità di volume, quindi se inizialmente sto a 6-6-6 cerco di recuperare le 8-8-8. Dopodiché posso fare una progressione sul numero di serie, passerò da 3 serie a 4 serie, oppure aggiungerò una serie di un altro esercizio, perché no? Una volta stabilizzato su questa tipologia di stimolo, magari posso fare una progressione utilizzando delle tecniche di intensità. Magari sull'ultimo set cosa farò? Metterò un response, metterò uno stripping, ok? E alla fine aumenterò la frequenza o di stimolo o di allenamento, quindi allenerò il petto una volta in più, oppure aumenterò le sedute settimanali di un giorno. Questa è un pelino più difficile da attuare, perché logicamente ognuno di noi ha i suoi limiti, i suoi vincoli sulla frequenza settimanale, ma di base si tratta di questo. Ricordate, movimenti di base, ok, pluriarticolari generalmente eseguiti con bilanciere vincolati, in cui l'enfasi è sul movimento più che sullo stimolo muscolare. Lì la progressione in primis è sulla resistenza e sulla tecnica. Quando parlo di resistenza parlo del carico che state utilizzando. Movimenti secondari, quindi sempre pluriarticolari ma con enfasi specifica. Non alleno la catena, alleno il muscolo. Lì bado tanto al volume, bado tanto al carico utilizzato. Ok? Negli esercizi di isolamento invece ci sarà in primis il volume, dopodiché la densità di stimolo, dopodiché, perché no, l'introduzione di tecniche di intensità. Introdurre delle tecniche di intensità sui movimenti di isolamento è facile e sicuro. Difficilmente andrete ad impattare sul recupero, impossibile. In quest'ottica però si inserisce anche il cedimento, ok? Come faccio a chiudere 8-8-8 se arrivo a cedimento alla prima? Beh, se si parla di cedimento, in primis si parla di atleti avanzati e di base il cedimento è una grande sicurezza perché assicura uno stimolo importante al muscolo che lo spingerà poi ad adattarsi. Chi utilizza il cedimento in maniera frequente nei propri allenamenti si ritroverà di base ad avere un volume per singolo gruppo muscolare, per seduta basso, e la serie di riferimento per le progressioni è la prima. Se nelle distensioni arrivo a 8 e non riesco a chiudere la nona, allora andrò a aumentare comunque, perché di 6-8 ne ho chiuse 8. Ok? È logico che nelle serie a seguire avrò una diminuzione importante del volume, è fisiologico. Se arrivo a cedimento alla prima serie a 8 rep e ne faccio ancora 8 rep alla seconda, i motivi sono due per i quali ciò si verifica. O mi sono andato a fare un panino tra una serie e l'altra,
oppure non sono arrivato a cedimento vero, reale nella prima, o ancora è cambiata la cadenza. Magari le prime 8 ripetizioni nella prima serie le ho fatte veramente andando a non controllare le dinamiche di movimento, oppure c'è qualcosa che non va di base. Fatemi sapere se sono stato chiaro e ci vediamo, mi auguro prestissimo, ad un prossimo video.